Buonasera a tutti, benvenuti alla 21esima puntata di Lunedì Sport. Ancora un'altra settimana a parlare dello sport di Santa Croce e naturalmente parleremo delle maggiori squadre e delle maggiori società del nostro paese. Naturalmente lo faremo con gli ospiti in studio e parleremo di questo weekend sportivo appena passato. Ma prima di tutto ciò voglio salutare i miei collaboratori che portano avanti questa trasmissione, vale a dire Pippo Curiali alle riprese, la Valentina Licitra che praticamente ci passerà i messaggi da casa e Giuseppe Aniceto che è il nostro mago del computer che questa sera ci ha risolto un po' di problemi. Passo subito la parola a Valentina Licitra che ci nominerà gli sponsor e presenterà gli ospiti in studio. Buonasera a tutti. Ricordiamo i nostri sponsor che sono Actual Mobile, concessionaria Ford Ragusa, Carmen Angel, Medinvest, Arte Orto, Electronic Center, Sky ATC, Fare Musica. Ricordiamo che questa trasmissione andrà in replica su Telenova e sui canali del Digitale Terrestre 16, 74, 75, 76 tutti i giovedì alle ore 20. Presento i nostri ospiti. Alla sinistra Claudio Agnello, direttore generale UP Santa Croce, Antonio Migeli, giocatore CSK Marina. Buonasera. E Giancarlo Di Stefano, coach basket maschile Vigor. Grazie Valentina per la tua precisione anche sia negli sponsor che nella presentazione dei nostri ospiti. E prima di parlare e di aprire gli argomenti di questa sera voglio solo così brevemente dire com'è andata sommariamente la giornata sportiva appena trascorsa con il calcio 11 che ha visto il Santa Croce ritornare alla vittoria fra le mura amiche dopo 4 turni consecutivi. Il Santa Croce che con la vittoria sull'Orsa Ragusa nel derby bleo stop non arriva? Arriva? Perfetto. Ricordavo una partita, quella del Santa Croce, dove ha visto non solo il gioco ma anche i giovani del Santa Croce mettersi in evidenza. L'altra squadra del calcio 11, la Nuova Camerinense, invece ha riposato, infatti rispetterà 2 turni di riposo prima di rinizierà a giocare giorno 26 febbraio con la trasferta di Siracusa contro la Rarinantes. Così ha riposato anche la pallavolo con la Libertas Volley che si trova in un momento particolare molto delicato, tante sconfitte, penultima posizione a 6 punti e sabato prossimo inizierà il girone di ritorno con la gara interna contro il Valverde. Nel basket abbiamo avuto una sconfitta per la Vigor di coach Di Stefano, una sconfitta se la vogliamo considerare indolore perché ha mantenuto la quarta posizione in classifica, quindi pienamente nei playoff la squadra camarinense, e invece ha avuto un bellissimo exploit il CS Camarina che ha vinto anch'egli il derby contro la Liblea 99 che è l'altra squadra, la terza squadra della provincia di Ragusa che insieme alla CS Camarina e la Cristiano De Blasi Vittorio, un altro derby bleo infuocato, un risultato 4-2, risultato finale, ma poi ci racconterà Antonio della giornata della CS Camarina. Iniziamo subito a parlare con i nostri ospiti, iniziamo con Giancarlo Di Stefano, una sconfitta in quel di Melilli che lascia un po' di amaro in bocca, non tanto per il risultato perché i ragazzi nonostante il risultato negativo hanno giocato come al solito, hanno
non, diciamo, non proprio come ad alti livelli, però hanno mostrato testa ai forti giocatori locali, ma sono successe delle cose spiacevoli alla fine del primo tempo che non fanno parte dello sport e soprattutto della pallacanestro. Sicuramente sono successe delle cose che hanno segnato fortemente l'andamento della gara. Devo dirti che noi in settimana abbiamo preparato l'incontro come prepariamo solitamente le nostre gare contro tutti gli avversari. Evidentemente, quindi in un clima sereno, tranquillo, evidentemente queste partite contro Melilli vengono giocate con più attenzione da parte degli avversari, in particolare da qualcuno. Consentimi di fare una riflessione che non è né a discolpa né, voglio dire, accusatoria nei confronti di nessuno. Io sono rimasto veramente per la prima volta sconcertato per le cose a cui ho assistito e che ho dovuto subire, nel senso che niente lasciava trapelare a quello che poi è accaduto nell'intervallo, una partita che per due quarti si Scusa gioca. Giancarlo, tanto per far capire ai nostri amici di casa, alla fine, diciamo, del secondo quarto, quando c'è l'intervallo, diciamo, nelle partite di basket, la squadra di Giancarlo Di Stefano è stata aggredita, se proprio in questo, da un giocatore in particolare che praticamente ha fatto succedere, diciamo, ha provocato delle cose spiacevoli. Sicuramente a detta dei ragazzi, perché noi non eravamo presenti, cioè, ti ripeto, nessuno avrebbe pensato che potesse accadere quanto è accaduto nello spogliatoio, quindi siamo arrivati noi a fatti avvenuti, anche preoccupati dalla presenza di spiacevoli fatti, e siamo arrivati dopo, ma solo per, ti ripeto, tutelare i due ragazzi minorenni, ne avevamo cinque, ma due piccoletti si sono trovati nella mischia. E sono stato proprio avvinghiato da un giocatore il quale ha permesso poi a questo signore di mollarmi un ceffone senza potermi parare. E fortunatamente ci sono dei testimoni, voglio dire, e quindi poi si vedrà il da farsi, o vediamo cosa deciderà la federazione. Però, ripeto, il ridurre il tutto a delle, ripeto, vecchie ruggine. Cioè, noi non abbiamo giocato due gare, tu ne sei anche testimone. L'anno scorso abbiamo avuto una partita interna con delle provocazioni dove un nostro giocatore, Rizzo, ha subito un danno al naso e l'ha subito all'andata e al ritorno sempre per lo stesso soggetto. Mi sembra che a livello di sportività ci siamo comportati bene anche nell'ultima occasione quando li abbiamo Infatti, ospitati. però. Abbiamo aspettato, nonostante tutto, grazie alla mia disponibilità, ma alla disponibilità della mia società, un ritardo che non era consentito dal regolamento e quindi a dimostrazione della nostra serietà, disponibilità. Ecco, ed essere ripagati così non mi sembra giusto né nei confronti della squadra, che è una squadra giovane, ricordiamolo, che se ne possa dire, ma soprattutto nei miei confronti. Che sono, ripeto, sono rimasto veramente spiazzato e sbalordito. Detto questo, poi, ripeto, ci tenevo a precisarlo perché mi è sembrata troppo riduttiva e troppo semplicistica la giustificazione di chi ha scritto queste due righe. E detto questo, poi la partita, obiettivamente, avevamo quasi tutti voglia di tornarci a Santa Croce perché non aveva più senso di giocare, io non avevo più voglia neanche di guidare la squadra, ne abbiamo approfittato così per ruotare un po' tutti, farli giocare anche per un pochettino le condizioni proprio nel terzo e quarto quarto per affrontare la partita. È stata fortemente segnata da questi gravi episodi. Tra l'altro, ti ripeto, una partita che era partita, diciamo, che era iniziata bene, chiusa bene, anche a detta degli arbitri, perché non ci sono stati episodi di scontri, di cose, non, cioè, nessuno poteva pensare a questa provocazione, a questa reazione. Raccontarti della gara, ti ripeto, c'è poco da raccontare, te lo ribadisco, perché il terzo e quarto quarto, ognuno di noi aveva la testa già a tornarsene a casa, non c'erano le Sì, ma è condizioni. proprio questa la cosa che fa riflettere, cioè il fatto che poi l'ho letto anch'io questo commento di
di questo cronista che ha parlato di Ruggini. Poi se Ruggini, per vecchie Ruggini, si va a considerare il fatto che le due squadre nell'ultimo anno si sono affrontate 6 volte con quella dell'altro ieri, con quella di ieri, considerato anche, diciamo, il doppio turno dei playoff dello scorso, il triplo turno, perché sì, si è arrivata alla, quindi in tutto non sono 6 gare, ma questa era la 7ª. Se si considera questa qua rivalità o ruggine, cioè, mi sembra che è una cosa troppo esagerata, anche perché a Santa Croce, gliene do atto io a Giancarlo Di Stefano, tutte le squadre sono state sempre trattate, diciamo, con, diciamo, con la, l'ospitalità che di riguardo, e come ricordava benissimo Giancarlo Di Stefano, l'anno scorso questo giocatore si è anche permesso di provocare il pubblico, cosa che da parte di un giocatore è davvero proibita ed è sanzionabile da parte dei direttori di gara, e con tutto che questo signore si è permesso di provocare il pubblico, magari facendo anche dei gesti poco cordiali, visto la presenza anche di molte signore, eccetera, eppure nonostante questo l'anno scorso non è successo nulla e sono andati via da Santa Croce con la massima tranquillità. Ma ora è indiscutibile, scusami se ti interrompo, è indiscutibile, poi bisogna distinguere il momento agonistico che è all'interno del campo con quello che poi dopo viene fuori. Fortunatamente non è mai successo niente, noi tra l'altro siamo considerati uno dei campi più tranquilli, ma un po', ma tutti i campi sono così, cioè dove non c'è stato mai niente, non ci sono state mai squalifiche, cioè, quindi abbiamo ricevuto sempre complimenti per il nostro, diciamo, comportamento. Però ripeto, la fase agonistica non ha nulla a che vedere poi con quello che sfocia nel, tra virgolette, nella violenza, perché voglio dire, uno che va lì per giocare, prende un ceffone oppure porta dei ragazzetti, prendendosi anche delle responsabilità, perché immagina tu se uno dei ragazzetti avesse preso un pugno o un ceffone nella mischia, cosa dovevamo andare a raccontare ai genitori? Cioè, cosa dovevamo andare a dire? Che ce li portiamo a fare cosa? La guerra? Quindi voglio dire, io ti dico che sono molto amareggiato e ti confesso che in queste ultime ore mi è passata anche quasi la voglia di allenare, perché tra l'altro la cosa che poi mi un pochettino sa che chi dovrebbe cercare di stigmatizzare questi episodi invece tenta a sminuirli e a trovare delle giustificazioni, allora dico non ci siamo, non ci siamo più. E mi dispiace dirlo, perché questi episodi o da una parte o dall'altra vanno repressi, vanno condannati e non vanno motivati o virgolettati. Sì, questo indubbiamente, Giancarlo, però nonostante, diciamo, la tua amarezza, io voglio, noi, questa è una trasmissione sportiva e ci piace parlare di sport, dello sport sano, dello sport che fa la tua società, sia a livello di serie C2, di serie C regionale, sia soprattutto a livello di attività giovanile. Poco fa abbiamo parlato così per sommi capi della partita di domenica scorsa, una sconfitta che, come lo ripeto, non vi pregiudica nulla nel vostro campionato, tant'è vero che siete ancora alla quarta posizione, siete con un buon margine di punti rispetto con la mia Messina, dall'Accus e dal mio Messina, e quindi, diciamo, il vostro obiettivo, che è quello dei playoff, sarà raggiunto, diciamo, al 90%, mettiamo così, tranquillamente. Dei playoff che ricordiamo. Abbiamo ricordato con te, l'abbiamo ricordato con il capitano, con Giorgio Di Stefano lunedì scorso, avrà, diciamo, un verso nuovo rispetto allo scorso anno. Ricordiamo che le squadre partecipanti alle playoff andranno a incrociarsi con le squadre dell'altro girone, si incrocerà col girone A, questa è una novità piacevole, perché
naturalmente si andranno, diciamo, a confrontare i diversi valori dei due gironi. Facendo questo preambolo, ricordiamo che anche la tua società è impegnata nel campionato Under 19, sì. Un campionato Under 19 che è molto impegnativo anche a livello di trasferte. Poco fa con te parlavamo, ci sono trasferte a Lentini, Porto Empedocle, Racalmuto, cioè, la mancanza di squadre c'è, a livello, diciamo, regionale. Ma diciamo che sicuramente gli impegni giovanili sono diventati più onerosi, oltre che diciamo dispendiosi da un punto di vista fisico, perché le squadre, il numero delle squadre si riduce per tanti motivi, ovvi motivi, e quindi la federazione è costretta ad accorpare i gironi, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, Catania. Però ti dico che è un'esperienza più che positiva, perché stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato, anche l'investire sui giovani in Serie C, quindi ci dà più certezza e più sicurezza nell'Under 19, dove siamo secondi dietro al Porto Empedocle. Negli Under 17 invece siamo primi, insieme alla Virtus Siracusa, piacevolmente primi. E quindi diciamo che è un anno sicuramente dal quale noi ricaveremo molte indicazioni positive. Per quanto riguarda la C2, adesso noi già stasera abbiamo anticipato gli allenamenti anche in vista degli impegni settimanali giovanili, e ci prepariamo ad affrontare il Mia Messina, che domenica ha vinto e sta 8 punti dietro, come dicevamo poco fa, anche Marcus dietro di noi, occupa la quinta posizione. E siamo sereni, tranquilli, speriamo di recuperare al più presto Matteo Iapichella, perché infatti c'è questo infortunio. Quindi, ma di che cosa si tratta? Niente, parte discorso, durante la seduta dei pesi si è stirato al bicipite femorale, quindi dovrebbe stare dalle 2 alle 3 settimane fermo, e molto probabilmente lo rivedremo in campo contro il Cus Messina domenica prossima a Messina, nell'incontro contro la prima della classe. Poi l'ambiente, il clima è sereno, i ragazzi sono tranquilli, sono abbastanza soddisfatti di quello che stanno facendo, io sono altrettanto soddisfatto di quello che stanno facendo e stiamo facendo, quindi speriamo di continuare su questa strada. I primi 5 posti della classifica, che poi sono quelli là validi per i playoff, se non erro, i primi otto sì. E stanno secondo te davvero avvalorando i giusti valori che questo campionato sta dando finora? Ma io direi di sì, a parte il Cus Messina, che ha fatto, diciamo, un campionato a sé perché ha investito tantissimo, ma poi si stanno rispecchiando un po' le squadre che l'anno scorso hanno occupato queste posizioni, il Melilli, il Comiso si è messo in mezzo come neopromossa. Noi abbiamo migliorato la nostra posizione perché eravamo quinti l'anno scorso, quest'anno siamo quarti. Diciamo che siamo lì, ecco, insomma, rispetto all'anno scorso un po' le cose sono rimaste tali e quali, a parte forse il Cus Catania ha fatto dei miglioramenti rispetto alla passata stagione, una squadra molto giovane, ben guidata dal tecnico Peppe Marchesano, che sa farci con i giovani. Seconda fase, penso che noi andremo a incontrare o Licata o Alcamo. Di là, ecco, diventa un po' più complicata, anche se noi speriamo di sortire l'effetto sorpresa, perché loro non ci conoscono e quindi diciamo che sia un fattore, possa essere un fattore positivo, anche se io conosco le squadre del girone A, dove si investe tanto anche in giocatori di provenienza diversa da quella italiana. Però ecco, noi siamo tranquilli, voglio dire, noi viviamo la giornata, noi cerchiamo di mettere in evidenza quelle che sono le nostre forze, poi se riusciamo a far meglio, come abbiamo fatto l'anno scorso portando Melilli a gara 3, che ben venga, insomma, penso che sia anche piacevole per il nostro pubblico che dargli la possibilità anche di assistere a dei playoff dignitosi. Io ti voglio fare una domanda così subito all'inizio, che è la stessa domanda con la quale ho chiuso la trasmissione di lunedì scorso, nel quale erano presenti il presidente Marcagnello e Concetto Salone, che sono, diciamo, due dei personaggi che reggono le proprie società da molto tempo, così come lo sei tu con Patrizia. E la mia domanda era... Considerato, diciamo, parlavamo del calcio, no? E abbiamo visto, tipo, nel massimo campionato di calcio, così come è successo anche nel basket, ricordiamo la Virtus Ragusa, eccetera. E
Molte squadre non ce la fanno più economicamente perché magari hanno fatto negli anni degli investimenti e hanno fatto il classico passo più lungo della gamba. Ora tu poco fa hai detto che nel girone A ci sono delle squadre che vanno a investire su questi giocatori. Nel campionato di Serie C regionale, nel girone B, quello che nel quale partecipa la tua squadra, diciamo le prime tre della classe, se consideriamo anche Comiso, hanno fatto degli investimenti, diciamo, importanti. Diciamo, in queste categorie, il futuro delle squadre, è ancora fondato su questo tipo, diciamo, di atteggiamento da parte della società? O, diciamo, la tua società può essere l'esempio da portare nel prossimo futuro? Allora, questo è un tema che abbiamo già toccato in precedenza. Allora, io dico, sono delle scelte, voglio dire, ognuno è libero di farle. Però, Però tipo, ad dico. esempio, io parlavo con Giorgio Di Stefano domenica scorsa, cioè, prendiamo l'esempio della Virtus Sì. Ragusa. La Virtus Ragusa ha rappresentato il basket a livello regionale fino a qualche anno fa, oggi Anche a livello anche a nazionale, livello ricordiamo, ha nazionale, fatto la cioè, ha 2. rappresentato la Sicilia a livello nazionale ed era, diciamo, un punto di riferimento del basket a livello regionale, no? Però oggi ha deciso, per motivi anche economici, di investire e di fare una squadra nella C nazionale con tutti i giovani, con i giovani del settore giovanile. Ora, io a Giorgio Di Stefano gli avevo fatto questa domanda, forse non è stato troppo tardi questo pensiero di fare una squadra di giovani, magari li avrebbe fatti crescere in questi anni e oggi saremmo a parlare nuovamente di Ragusa come, diciamo, punto di riferimento della Sicilia nel basket. Ma l'hai detto tu, Ragusa è una piazza storicamente conosciuta a livello di basket professionistico. Sicuramente hanno ambizioni ed è anche giusto che sia così, perché dopo la 2 ritrovarsi poi in Serie C1 o C2 con delle velleità molto più modeste sicuramente non faceva piacere. C'è stato un tentativo magari di risalire la china, però bisogna dire una cosa, che i tempi sono cambiati, lo abbiamo detto l'altra volta, non c'è più la gente che ha voglia o ha la possibilità di investire nello sport professionistico o semiprofessionistico, non ci sono più gli enti che hanno la possibilità economica di elargire somme a sostegno di questi progetti, per cui sicuramente un po' chi gestisce la società deve rivedere le posizioni, perché tra l'altro mi riferisco in particolare al basket, ormai c'è il discorso dei parametri per le società dilettantistiche, a parte il costo di per se stesso del campionato o dei campionati, ma ci sono dei parametri che sono abbastanza onerosi, cioè se io prendo un giocatore X dalla C1 e lo faccio scendere in C2, ha un costo e lievita sempre col salire delle categorie, per cui le società devono sicuramente un po' rivedere i propri progetti e cercare di investire magari nello staff tecnico per creare dei giovani, dei settori giovanili che possono fare poi da serbatoio alle prime squadre. Penso che questa sia la cosa più giusta. Questo è il progetto dove mi sono tuffato io 14 anni fa. Ho costruito prima un settore mini basket e da lì siamo partiti. Tieni conto che Giorgio Di Stefano gioca con me da quando era al mini basket, quindi da quando aveva 6 anni. Lo stesso vale per Damasco, vale per Trovato e gli altri, perché già io pensavo che col passare degli anni sarebbe stato difficile fare dei progetti ambiziosi. Ho capito. E sì, anche perché si rischia diciamo, facendo questi investimenti tipo il CUS Messina oppure nel girone B investendo, diciamo, su giocatori argentini, magari si fa un'annata alla grande e poi si rischia di diventare una meteora. Ma Gian Pacheco mi sembra che la squadra prima del girone A mi sembra che già ha avuto dei problemi in questo senso, se non ho intuito male, c'è problemi di carattere economico, quindi ha dovuto smantellare per un attimo e poi ricomporre la squadra. Sicuramente avere un giocatore straniero comporta delle spese non indifferenti, a parte diciamo lo stipendio, ma il vitto, l'alloggio, tenerlo per 12 mesi non è facile. Poi se aggiungi a questo anche il parametro diventa complicato. Squadre che hanno 8 dodicesimi, 9 dodicesimi di giocatori a parametro, ti assicuro che è una gran cifra.
Ne sono più che convinto. Cambiamo argomento e parliamo di calcio 11. Parliamo proprio con Claudio Agnello di questo Santa Croce che con alcuni risultati utili, soprattutto con un gioco ritrovato, si sta lentamente allontanando dalle zone, diciamo, pericolose della classifica, ma soprattutto sta prendendo, diciamo, quel coraggio e quella fiducia nei propri mezzi e soprattutto sta evidenziando i propri giovani. Ricordiamo che ieri sulle quattro reti realizzate, le prime tre sono state realizzate proprio da tre giovani, due del 94 e del 95, che sono state, a mio parere, diciamo, la forza in più di questo Santa Croce. Che ne pensi? Ho fatto un'analisi giusta. Rimaniamo in argomento. È così. Abbiamo finito di parlare con Giancarlo dei giovani e riprendiamo perché a mio avviso sono loro al centro attualmente sono loro al centro dello sport, specie qua a Santa Croce. Poi tra l'altro mi preme anche dirlo, la società di Giancarlo e bisogna prenderla secondo me da esempio, come modello, specie qua a Santa Croce, proprio perché per come va a gestire i giovani e per come ci punta in toto e in prospettiva futura. Io penso che anche se con uno sport diverso, vedi il calcio 11, anche nel calcio 11 secondo me bisogna buttarsi su questi progetti e puntare tutto sui giovani, specie da piccoli, anche perché appunto come dicevamo prima, come dicevate voi prima, ormai viene difficile fare sport, specie a certi livelli, se non si va a curare il settore giovanile. Tornando al Santa Croce, prima squadra, sì, hai ragione, io penso che la squadra abbia finalmente ritrovato quadratura, entusiasmo, tra l'altro questo momento positivo non è nato adesso, ma è già da un mesetto che la squadra è in salute. Ha recuperato gli squalificati, gli infortunati, ha tenuto testa alle tre squadre più in forma del campionato, vedi Rosolini, Scordia e Leonforte, dove non abbiamo comunque raccolto chissà quali punti, però in campo si è vista una squadra che ha tenuto testa, una squadra che attualmente potrebbe anche trovarsi nelle zone più alte della classifica, però questo non è successo, anche perché abbiamo perso molti punti nelle prime gare, e ora stiamo cercando di recuperarli. Io penso che ci sono i presupposti da qui alla fine per poter incamerare il punteggio che serve per andarci a piazzare in una zona tranquilla della classifica, che non ci dia, diciamo, il pensiero di un possibile impegno poi a fine campionato nei playout, che comunque a mio avviso sarebbe una delusione, sarebbe un fallimento per la società, specie per i progetti fatti ad inizio anno. Domenica la squadra ha giocato bene, i giovani hanno giocato benissimo. Ricordiamo anche che mancava un giocatore importante come Ngardona e la sua assenza non si è per niente vista, Non solo in perché Cardona, ma anche il Russo. Russo c'erano comunque degli indisponibili, però l'organico penso che a disposizione del tecnico, che è abbastanza ampio, di qualità, e credo che abbiamo tutte le carte in regola per dare continuità a questi risultati. Era importante riconfermare la prestazione e anche avere dei punti, perché è vero che abbiamo giocato bene contro le ultime tre squadre, però i punti erano pochini, quindi era importante fare punteggio, specie con una squadra che si trova nella zona della classifica più in basso rispetto a noi, quindi era quasi d'obbligo conquistare 3 punti e quindi dare continuità alle prestazioni, e adesso continuare a dare continuità anche a questa vittoria già da sabato prossimo, che è a Solarino con il Priolo. Se mi consenti, era importante anche ritornare alla vittoria fra le Per le mura mura amiche, amiche in casa. sì, e soprattutto ritornare alla vittoria davanti ai propri sostenitori, che ieri ho visto davvero soddisfatti in pieno di quello che è stato soprattutto il gioco corale della squadra. Una squadra che non ha lesinato, diciamo, giocate importanti e soprattutto ha dato, diciamo, ha dato quello spettacolo che poi è quello che è il calcio nel, diciamo,
diciamo, nella sua essenza, anche in queste categorie, diciamo, regionali e dilettantistiche. La cosa che invece mi preme dirti è che secondo me una forza in più di questo Santa Croce è proprio la spregiudicatezza nel giocare anche contro squadre di livello superiore, vedi di qualità più eccelse, vedi la partita contro la Leon Fortese, un Santa Croce che ha giocato a viso aperto senza fare barricate ed è stato, diciamo, secondo il racconto che ci ha fatto anche il presidente Marcagnello lunedì scorso, c'è la forza in più di questo Santa Croce, il fatto di avere proprio stupito i padroni di casa 7 giorni fa a Leonforte, mostrando un gioco effettivo, tanto è vero che, come ci raccontava Marcagnello, erano loro che facevano lanci lunghi e buttavano la palla e noi invece eravamo là che giocavamo il pallone. Il racconto di Marcagnello si è fatto davvero, si è materializzato nella partita di ieri, nel quale sì, come dici tu, l'Orsa è una squadra anche di valore molto più basso rispetto al Santa Croce, però nonostante le barricate, perché si possono considerare così le barricate dell'Orsa, il Santa Croce con un gioco, diciamo, bello e studiato ha trovato i varchi soprattutto nel secondo tempo, perché il primo tempo ricordiamo che è finita sull'1-0, anche se ci sono state molte occasioni. Ricordiamo il palo di Quintana, diciamo, le due parate di Licitra su Jurado. Cosa ne pensi? Forse ho detto tutto io. No, beh, io penso che finalmente si sta notando la differenza fra la prima fase del campionato, parlo a livello di gioco, la prima fase del campionato e questa fase del campionato, dove la squadra prima magari sperava sull'episodio, si basava sull'episodio, su un calcio d'angolo. Vedi, noi abbiamo anche molti saltatori e quindi alcune partite le abbiamo risolte su calci piazzati, è vero, anche bisogna essere bravi anche lì, però non sempre gli episodi durante la gara ti aiutano, a volte gli episodi te li devi andare a conquistare tu, devi giocare di squadra e non ti devi soltanto appellare a un singolo, a un giocatore che magari ti fa la giocata e ti risolve la gara. La squadra finalmente ha capito che bisogna giocare tutti insieme, che non è il singolo quello che risolve il match, e sacrificandosi anche in copertura, perché io penso che è vero che l'Orsa si è barricata, diciamo, nella propria metà campo, ma è anche vero che attualmente il reparto difensivo della squadra sta sfoderando delle prestazioni importanti sia in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva, perché ogni qualvolta scendono in aria i nostri, come si suol dire, difensori centrali o terzini che siano, sono molto pericolosi. Vedi infatti il giovane Sferrazza, che è un centrale di difesa puro, anche se gioca un po' più largo, in due gare ha avuto 2 reti, ogni qualvolta si propone nella rete finale. Quindi la squadra ha ritrovato intanto il gioco, che era importante. È un gioco che, anche se qualitativamente non è spettacolare, però è essenziale, però ha i suoi risultati. Abbiamo visto finalmente una partita dove il Santa Croce ha tirato in porta, non so, credo più di 10 volte, tra parate, tiri fuori, tiri in porta, tiri proprio dentro la rete, ce ne sono state di conclusioni, cose che invece nelle partite precedenti di tiri in porta ne facevamo pochini. E a volte eravamo anche fortunati, perché entrava lo stesso. Io, Claudio, ti voglio far riflettere, diciamo, sul mio pensiero, che, diciamo, su questa svolta del Santa Croce io mi sono fatto diciamo un pensiero personale, cioè che secondo me la squadra
con l'avvento anche di buon compagni, ma la squadra di oggi, di questi ultimi mesi, sta facendo bene perché proprio si è calata su quella che è la mentalità di questo, questo torneo. Se magari all'inizio del campionato ancora eravamo con la testa nel campionato di eccellenza e magari qualcuno si sentiva una prima donna, cosa che oggi nella squadra del Santa Croce non ci sono prime donne, anzi la squadra si è trasformata in una squadra, la cosiddetta squadra operaia, dove tutti tirano per lo stesso verso e non c'è, diciamo, il giocatore di punta, o si gioca per l'attaccante in particolare. Ricordiamo che ora come ora dall'avvento del nuovo attaccante, che è Giuseppe Brugatta, in 6 gare mi sembra che ha fatto 5 gol, no, anzi in 7 gare ha fatto 6 gol. Sì, sì, al di là delle realizzazioni che di Peppe, che le sappiamo, ce lo auguravamo e ci speravamo, eravamo sicuri che le avrebbe fatte il giorno che lo abbiamo preso, è un giocatore che si sacrifica per la squadra. Io penso che non sono importanti queste realizzazioni che ha fatto, quanto quelle che magari ha fatto fare, il lavoro che fa in campo il ragazzo, che è praticamente instancabile, per 90 minuti corre, spesso si trova a spalla alla porta, quindi non riesce a far vedere, diciamo, tutte le sue qualità. Ricordiamo che Peppe non nasce come una punta centrale, ma è sempre nato come una punta un po' più larga, un po' più che attacca la porta, diciamo, con il volto rivolto alla porta, non con le spalle rivolte alla porta. Però nonostante questo si è calato nel ruolo e lo sta facendo egregiamente lui, insieme anche agli altri che abbiamo preso nel mercato di dicembre, che secondo me è stato determinante, hanno dato un po' una scossa alla squadra. Vedi Brugaletta, appunto, vedi Donato, che anche lui finalmente è rientrato, diciamo, in forma, non giocava da qualche mese, è finalmente rientrato in forma, gioca ai 90 minuti nelle gambe, anche lui sta facendo vedere delle buone prestazioni. Vedi Gonsalvo, un altro ragazzo. Per il mercato riparatorio, chissà con questa squadra oggi che posto occuperebbe il Santa Croce in classifica. Poi complimenti anche per l'acquisto di Sferrazza e del fuoriclasse Quintana, che sono giovani all'altezza. Poi un tifoso dice: il capocannoniere della squadra mi pare che sia proprio il mister Boncompagni con 6 reti. Ma anche Brugaletta. Sì, e poi c'è una domanda: quando e dove sarà il prossimo impegno del Santa Croce? Sarà sabato prossimo, sabato, a Priolo. Sabato a Solarino. A Solarino. Con il Priolo, che è un'altra squadra diretta concorrente per la salvezza, quindi sarà secondo me un'altra gara importante. Io penso che facendo risultato... Hai detto poco fa il fatto, cioè parlavamo di squadra operaia, che secondo me cioè come dicevo poco fa, la squadra del Santa Croce gioca tutto, gioca all'unisono, ogni giocatore è importante nel ruolo che occupa, e proprio per questo motivo, a mio parere, i giovani stanno avendo e stanno ricevono quella fiducia che gli porta quella tranquillità di giocare come sanno. Ieri noi abbiamo potuto apprezzare, diciamo, le giocate del giovane Quintana, come ricordava il nostro telespettatore di casa, ma senza dimenticare, oltre a Sferrazza, un certo Santino Di Vita, che è un altro 94, che ieri davvero è stato incontenibile. Oltre a siglare la rete, la terza rete, è stato davvero, cioè, i difensori dell'Orsa non sapevano come fermarla, e soprattutto hanno fatto vedere degli ottimi scambi con Quintana, come chissà se giocassero insieme da tanto tempo. Sì, molto giovani ragazzi, hanno fatto una buona prestazione. Ovviamente bisogna anche avere pazienza con i ragazzi, e spesso la pazienza poi ti porta a questi risultati. Fino ad adesso comunque i giovani non hanno mai brillato più di tanto, hanno avuto delle difficoltà ed è inutile negarlo, però la società, l'allenatore, tutti abbiamo cominciato ad avere pazienza, anche perché è giusto che bisogna dare anche tempo ai ragazzi, ai giovani, di poter crescere, e adesso piano piano cominciano a vedersi i frutti. E Di Vita, tra l'altro, un altro ragazzo che è stato integrato nell'organico proprio last minute, l'ultimo momento, un ottimo
ottimo acquisto anche lui. Un'altra domanda da casa, Valentina. Sì. Direttore, ma secondo lei, se Boncompagni la prendeva prima questa squadra, potevamo mirare ai playoff? Io purtroppo sono... Io odio i SEMA. Io preferisco sempre argomentare, parlare sul concreto, sulle cose che si possono toccare con mano. E attualmente tocchiamo con mano che la guida di Boncompagni sta risultando buona, sta avendo i propri frutti. I passi falsi fatti all'inizio del campionato hanno diverse motivazioni, non, di certo ci vorrebbe forse una trasmissione intera magari per parlarne. Magari Santoro ha pagato un atteggiamento negativo della squadra. Nel calcio purtroppo quando arrivano risultati negativi il primo ad avere le colpe è sempre il tecnico, specie dall'esterno. Io penso che il periodo negativo iniziale non aveva come responsabile soltanto il tecnico, ma anche tante altre vicissitudini. E quindi di certo non me la sentirei io di dire che la squadra adesso va bene perché solo ed esclusivamente perché è stato cambiato il tecnico. Sono cambiate tante cose. Il tecnico è cambiato forse anche un po' di mentalità, sono cambiati anche i ragazzi, è cambiato anche l'organico a livello di individui, cioè parliamo di 5-6 giocatori che sono subentrati nell'organico e comunque sono sempre una quantità particolare, poteva anche andare peggio, non lo potevamo sapere, magari adesso questi giocatori che abbiamo integrato nell'organico potevano anche giocare peggio di quelli che sono usciti, quindi sono tante le vicissitudini e... La risposta alla domanda è comunque scarna, non la si può, la si deve argomentare, e comunque, ci vorrebbe un'ora e mezza. Dimmi. Ci dicono pure Rizzo, Fabio D'Agosta, Guarino, Mele Marce e Mercenari. Beh, queste sono le opinioni dei tifosi del Santa Croce che possono essere rispettate ma non sempre condivise. Prima di una risposta io al telespettatore di casa la voglio dare, comunque non si arriverà ai playoff, ma ancora comunque c'è la Coppa Italia, ricordiamo che il Santa Croce è ancora in corsa con la Coppa Italia e quindi la Coppa Italia potrebbe essere un'altra finestra per l'accesso all'eccellenza, sempre se la società del Santa Croce ha intenzione di arrivare in eccellenza. Torneremo al calcio nel finale della trasmissione, intanto io ringrazio Antonio Miceli che stasera è qui con noi, parleremo con lui del calcio a 5 e soprattutto della CSKA Marina che dopo tante vicissitudini con le ultime due vittorie in campionato con l'expert Rosolini il mercoledì scorso e sabato Liblea scorso 99. Con l'Iblea 99 ha finalmente raggiunto la meritata quinta posizione che è l'ultima posizione utile dei playoff, ma ancora il campionato è lungo, però questa rincorsa è stata effettuata. Anche il CSKA Marina ha cambiato rotta rispetto all'inizio di campionato, un inizio di campionato molto tribolato e questa è la gara di sabato scorso ha dato ancora più verve e più oltre ai due punti ha dato anche morale e motivazione ai giocatori perché è una partita sentita, infatti è stata una partita tesa fino alla fine con un'espulsione da parte nostra e anche una da parte loro. Però l'importante era vincere e ce l'abbiamo fatta. Il CSKA Marina è stato sfortunatissimo sabato scorso contro l'Atletico Mascalucia, sì. ma sabato si è rifatto in tutto e per tutto contro l'Iblea 99 che a mio parere è stata davvero surclassata perché l'Iblea 99 sì. Non ha fatto nulla di particolare se non alla fine ha fatto il primo gol il gol che poteva riaprire la partita, sì. Però i ragazzi sono stati bravi a portare il risultato a casa. Ricordiamo che tu partecipi con il CSKA Marina al campionato di Serie D, un sì. Campionato di Serie D
che noi ne parliamo di solito pochissimo, sì. Però è giusto dare il giusto, diciamo, un adeguato risalto anche al campionato di Serie D. Che campionato è quello di quest'anno e soprattutto voi come lo state affrontando? Il campionato intanto nasce dall'anno scorso in cui eravamo in un'altra società. Nasce dalla voglia di giocare di alcuni amici e tutto il resto, e poi quest'anno invece è venuto Congetto e ci ha detto se volevamo partecipare al movimento del calcetto a 5 con il CS proprio. Noi facciamo un campionato fuori classifica, perché giustamente ci abbiamo già il CS che è in G2, però non lo affrontiamo come un campionato vero, noi ci giochiamo le nostre partite, infatti noi siamo a 19 punti e siamo quarti in classifica. Quindi state facendo un buon campionato. Noi facciamo un buon campionato, quest'anno abbiamo anche l'apporto dei giovani, anche noi, molto forte, che hanno vinto il campionato, la prima fase del campionato regionale. Si sono passate alla seconda fase? Sono passate alla prima fase, hanno vinto con un turno d'anticipo il campionato e ci stiamo divertendo, ci togliamo delle soddisfazioni e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Sì, ha fatto bene ricordare Antonio Miceli che la squadra juniores regionale del CS Cavarina ha vinto davvero con un turno d'anticipo il proprio girone e si è qualificato per la prima volta, partecipava sì. Per la prima volta a questo torneo, si è qualificata alla seconda fase, una seconda fase che naturalmente impegnerà ancora di più i ragazzi del duo Modica Marino, ma che in ogni caso già il passaggio al turno successivo rappresenta una grande soddisfazione. Tant'è vero che sabato scorso nell'intervallo della partita contro l'Iblea 99 sono stati premiati giustamente. Invece per quanto riguarda la tua squadra, se magari ci vuoi nominare i tuoi compagni di squadra. Intanto io volevo ringraziare il signor Drago che ci ha messo a disposizione il suo campo per poter giocare, l'anno scorso ci ha dato il campo anche per gli allenamenti e tutto. Poi c'è, come detto, c'è Ettore Modica che ci fa da allenatore, c'è Vincenzo Mormina in porta, il capitano Guglielmo Stamilla, e abbiamo Andrea Barone, c'è Gaetano Zocco e poi ci sono i giovani che ci aiutano molto come Sedda, Palazzolo, Occhipinte. Ci abbiamo Lauretta, Pellegrino, siamo un bel gruppo affiatato. Tu oltre a giocare in Serie D, magari qualche partita del CS te la segui? Sì. E bene o male hai visto che tipo di campionato sì. È quello di Serie C2. Secondo te le potenzialità della squadra di Marino potranno davvero confermare l'obiettivo dei playoff? Io penso di sì, anche perché ora con il rientro di Alessandra, che è mancato per tutto il campionato, è un rientro importante. Hanno preso San Mito, che è un giocatore d'esperienza, un giocatore di categoria. Io sono convinto che ce la faremo a entrare nei playoff tranquillamente. Ricordiamo che il CS Cavarina domani sera sarà impegnato nel secondo turno di Coppa Italia. Cioè per San Valentino sì. Giocheranno alle 9 di sera a Mascalucia, quindi sarà davvero un vero atto d'amore per sì. Sarà un vero atto d'amore per la propria squadra da parte dei giocatori del CS Cavarina, magari non meno per le ragazze, perché saranno scontentissime di non passare, saranno al seguito magari, sì. E quindi ricordiamo che anche per il CS Cavarina la Coppa Italia rappresenta un'altra, diciamo, finestra, sì. Come per il Santa Croce, per accedere al massimo campionato regionale, che è la C1. È una partita difficile perché il Mascalucia è venuto a vincere sabato scorso proprio qua in casa da noi, non meritando eccessivamente, ma comunque lo ha fatto. Ha portato via 3 punti, ora noi andiamo a giocare là, speriamo di poter concretizzare e portare la vittoria a casa. Questo ce lo auguriamo anche noi, che siamo tifosi del CS Cavarina. Siamo al secondo giro, perché siamo quasi alla conclusione della puntata. Di nuovo con Giancarlo Di Stefano. Prendimi, scusami se ti rubo la parola. Stavo, certo. Perché riflettevo. Te la stavo dando. Ti ringrazio. No, perché pensavo come sarebbe bello, visto, insomma, anche io sono stato un ex giocatore, visto i bei campionati che si stanno svolgendo a Santa Croce, no? Non che non sia stato fatto, ma avere maggiore attenzione perché abbiamo una squadra di calcio che milita in un campionato abbastanza importante, la pallacanestro, il calcio a 5, ci sono realtà emergenti come la pallavolo,
come sarebbe bello e interessante amplificare un po' il fenomeno con delle attenzioni particolari da parte di chi amministra o amministrerà o da parte anche di qualche sponsor. Io per esempio, non che voglia fare pubblicità, però avere Passalacqua Spedizione a Santa Croce e vederlo come sponsor a Ragusa un pochettino, ecco, un po' di rabbia potrebbe, ecco, trovare magari degli imprenditori come Moncada per esempio ad Agrigento, no? Che ha investito tantissimo, pur essendo lui agrigentino, a Porto Empedocle, facendo un mega impianto, portando una squadra in Serie A2, creando una foresteria per i giovani. Ecco, come sarebbe bello trovare qualcuno che potesse dare una mano a tutte queste realtà sportive. Noi dal canto nostro possiamo solo assoggiarti. Scusami se ho fatto questa in proporzione agli abitanti, sì, al paese, l'attività sportiva è enorme. Ma ricordiamo che infatti, enorme, come anche dico, i risultati sportivi, sì, dire, sì, a parte, sì, l'attività. Sì, ma c'è una domanda. Ci chiedono per Giancarlo, nel settore giovanile, le squadre come sono combinate? Vogliono sapere come c'è le varie squadre dall'under 15 all'under 19. Noi, noi quest'anno stiamo facendo l'under 19 e gli under 17. Diciamo che parte di questi ragazzi che militano in questi campionati compongono anche la squadra del C2, circa 7 dodicesimi. Poi quest'anno, per una scelta nostra, abbiamo rinunciato agli under 15 e 14 perché ormai con i nuovi regolamenti federali bisogna avere i numeri minimi per fare il campionato. A noi mancavano due ragazzi del 97 e uno nel 98, per cui abbiamo fatto una scelta di fare in collaborazione con Gela, tu sai benissimo con la quale, società con la quale collaboriamo da qualche anno, quindi abbiamo optato per fare i campionati assieme, under 15 e 14. Poi abbiamo gli under 13 e poi abbiamo circa 12 squadre mini basket che sono più di 90 bambini dai 6 agli 11 anni, che fanno dagli esordienti in giù, quindi esordiente, Aquilotti e così via. 19-17 siamo, l'ho detto già poco fa, 19 primi e secondi, scusami, 17 primi. Giancarlo, sabato prossimo, come domenica prossima, come ricordavi tu, avremo in casa il mio Messina. Che partita dobbiamo aspettarci e soprattutto che squadra è questo mio Messina? Il mio Messina è una squadra abbastanza ben messa in campo, lo dimostrano gli ultimi risultati che hanno fatto sia in casa che fuori, vincendo fuori. È una squadra fatta con un gruppo eterogeneo, un po' vissuti e un po' giovani. È una squadra che fa molto quadrato in difesa soprattutto, quindi concede pochi spazi. Però voglio dire, noi abbiamo il fattore campo in più, quindi noi siamo una squadra. Tu c'è il tuo pubblico in più. Noi, pure. Ma più che io, i ragazzi, a parte qualche eccezione, voglio dire, si esaltano in casa ed è giusto che sia così. Poi questo sarà sicuramente un test importante anche in funzione della gara che andremo ad affrontare il sabato successivo a Cusse Messina, anche se la vedo nera, voglio dire, perché l'andata è stata una bella gara, non so se tu eri presente. Come no? Abbiamo fatto veramente, abbiamo bellissima, dato filo da torcere, abbiamo ricevuto i complimenti anche da Pippo Sidoti, l'allenatore del Cusse. Insomma, speriamo bene. Peccato questa piccola parentesi di sabato scorso, però voglio dire, penso. Ma l'assenza di Abichella potrebbe farsi sentire nella partita di domenica. Sì. Noi siamo un gruppo e io ho cercato di mandare sempre questo messaggio, cioè di non guardare a chi manca, ma guardarci in faccia i presenti e cercare di essere sempre convinti delle proprie capacità, delle proprie possibilità. Fino ad oggi, ecco, non abbiamo avuto mai rimpianti nei confronti di chi è mancato, voglio dire, quindi continueremo su questa strada. Sicuramente Matteo Iapichella è un uomo di punti, voglio dire, ma considerato che ne abbiamo altri due, perché abbiamo tre realizzatori nei primi sei della classifica, ricordiamo Rizzo, tolto Iapichella, abbiamo Rizzo e Di Stefano. Da aggiungere anche Damasco, che sta andando bene, e Susino, che si sta facendo rispettare dentro l'area, mette canestri importanti. Volevo proprio, l'altra volta l'ho menzionato, c'è una domanda da casa. No, sì. No, dicono che appunto sarà molto sentita la mancanza di Iapichella. Sicuramente, sono d'accordo anche io.
Ma non ce ne faremo un cruccio, voglio dire. Cioè, ha un organico abbastanza ampio, sì. E magari chi lo sostituirà non demeriterà sicuramente. Claudio, la stessa domanda la faccio a te. Sabato prossimo una partita importante per il Santa Croce. Poco fa parlavamo, prima della trasmissione, un turno che se sfruttato a dovere potrebbe davvero portare quei punti e avvantaggiarsi rispetto alle concorrenti alla lotta per la salvezza. Sì, il campionato, il calendario del campionato da qui alla fine comincia ad essere interessante. Cominciamo a scontrare adesso delle squadre che sono le pretendenti alla salvezza, quindi quando un'eventuale vittoria diventerebbe doppia, perché acquisiamo noi i tre punti e non li diamo agli avversari che rimangono fermi in classifica. Io penso che sabato il Santa Croce, riuscendo a fare il risultato al Solarino col Priolo, potrebbe ipotecare una piccola fetta di salvezza, considerando anche gli altri turni delle squadre. Quindi dopo aver battuto l'Orsa, che è un'altra diretta concorrente, dobbiamo puntare tutto per battere il Priolo, anche se è una trasferta, quindi andiamo in un campo, non siamo tra le mura amiche, e quindi comunque sarà una partita difficile, ma io penso che abbiamo le carte in regola per giocarcela con tutti. Dopo aver giocato con le squadre che sono nelle prime posizioni della classifica e aver tenuto testa anche a loro, penso che non dovrà essere il Priolo che dovrà farci paura, però dobbiamo stare attenti e non sarà facile vincere la partita. C'è una domanda da casa. Per Agnello: nella squadra, visto i risultati, ci sarà ancora posto per mettere alla prova qualche altro giovane? Io penso che intanto comunque domenica il mister, quando ha visto il risultato messo, diciamo, in cassaforte, eravamo sul 4-1-4-0, ha fatto tre sostituzioni, ovviamente delle sostituzioni fatte in funzione alla partita, non delle sostituzioni fatte a caso, però ha preferito andare a sostituire tutti i giovani della squadra, non i grandi. Questo già è un segnale che fa capire come, andando la società e in primis il tecnico, abbiano la volontà e il piacere e l'esigenza di valorizzare quanto più possibile i giovani. Quindi io penso che la priorità intanto è su di loro, sui ragazzi. Nel momento in cui non appena ci sarà la minima possibilità di poter far fare le ossa a questi ragazzi, penso che il tecnico non si tirerà indietro. Antonio, domenica e sabato prossimo il CSKA Marina andrà a giocare contro il Fanalino di Coda, che l'imbromerà, ma l'ultima volta che ha giocato contro il Fanalino di Coda ha perso clamorosamente. Quindi mancherà in corvaia perché è diffidato, mentre rientrerà Giovanni Sammito. Il Camarina, vincendo, potrebbe ancora confermarsi in quella posizione. Poi, dopo che ci parli un po' della partita di sabato prossimo del Camarina, ci dici dove giocate voi questa settimana. L'assenza di Incorvaia giustamente si farà sentire, perché è uno dei più in forma. Sabato ha anche segnato, quindi speriamo che i ragazzi riusciranno a fare gruppo e a sopperire alla mancanza di Incorvaia con l'innesto di Sammito. Mancherà anche il portiere. Ah sì, vero, che è stato squalificato per la squalifica. Non so chi giocherà, aspetta a Marino a decidere chi sarà il portiere. Ma ho visto al campo Andolina, non so, forse sì, un ritorno, forse un ritorno di Fiamma, forse un ritorno di Andolina. Noi giocheremo lunedì sera in casa contro il Barra Franca, speriamo di aggiungere altri tre punti alla nostra classifica per continuare a divertirci come abbiamo fatto. Io siamo proprio alla conclusione della nostra puntata. Io do gli appuntamenti per la prossima settimana. Ci saranno solo due squadre a giocare in casa. Si comincerà sabato prossimo con la Libertas Volley, giocherà alle 18:30 contro il Valverde, e poi il giorno dopo, la domenica sera, avremo l'appuntamento con la Vigor di coach Giancarlo Di Stefano, che
che affronterà il Mia Messina. Le altre squadre saranno tutti fuori casa, cioè le altre squadre, poi solo il Santa Croce, perché ci saranno anche il Santa Croce e il CSKA Marina, perché il Santa Croce sabato prossimo andrà a giocare a Solarino contro il Priolo, e il CSKA Marina, come ci ha ricordato poco fa Antonio Miceli, andrà a Siracusa a giocare contro l'Imbromeraco. Riposerà ancora la nuova Camerinense di mister Spitale, quindi l'appuntamento per gli sportivi di Santa Croce sarà per questo sabato e domenica con la pallavolo e la pallacanestro. Io siamo ai saluti finali, io ringrazio chiedo a Valentina Licitra di nominarci gli sponsor della serata. Sì, Actual Mobile, concessionaria Ford Ragusa, Carmen Angel, Medinvest, Arte Orto, Electronic Center, Sky ATC e Fare Musica. Hai detto tutto, sei bravissimo, vero? Distratto da Giancarlo Di Stefano. Quindi ringrazio Pippo Curiali che è stato alle riprese, ringrazio anche Valentina Licitra che è stata bravissima a smistare i messaggi, e allo stesso modo ringrazio anche Peppe Aniceto che è stato a coordinare alla console tutti i messaggi. L'appuntamento con tutti voi e per lunedì prossimo. Ringrazio gli ospiti che sono stati in studio, Claudio Agnello, direttore sportivo dell'UP Santa Croce, grazie, Antonio Miceli per il CSKA Marina, e ringrazio anche coach Giancarlo Di Stefano per la sua disponibilità. L'appuntamento è per lunedì prossimo con nuovi ospiti, parlare sempre dello sport di Santa Croce. Arrivederci a tutti e a lunedì prossimo.